veniamo da una situazione, dagli ultimi, diciamo così, 15 anni, dove abbiamo avuto un innalzamento medio delle temperature, ma che oscilla in modo significativo da un anno all'altro, non tanto per quanto riguarda il riscaldamento del globo, ma per quello che percepiamo, diciamo così, sui nostri territori all'interno delle nostre comunità. Di fronte a tutto questo, però, siamo uno dei paesi che ha la fortuna di avere ancora una piovosità significativa. Il tema è che non facciamo niente per trattenere l'acqua nel momento in cui piove, tanto è vero che l'unico quantitativo di acqua che noi riusciamo a immagazzinare è solo il 10% rispetto appunto alla piovosità stessa. Di fronte al cambiamento climatico, il primo tema che ci dobbiamo porre è quello di creare nuovi invasi per far sì e per poter sfruttare l'acqua nell'arco del tempo, ma soprattutto nelle stagioni in cui necessita. E ovviamente l'agricoltura è al primo posto, in quanto grazie all'agricoltura si produce cibo, e per fare cibo di qualità, ciò che viene riconosciuto oggi all'Italia nel mondo, è necessario avere acqua a disposizione. Avendo noi la fortuna comunque di avere comunque ancora una disponibilità di acqua che può essere utilizzata senza modificare i piani di coltivazione, anche perché di fronte alla modifica di un piano di coltivazione rischiamo di avere anche un peggioramento di quella che è la qualità dell'aria. Dobbiamo sempre ricordare che un ettaro di mais vale come un ettaro di foresta amazzonica, poche volte viene ricordato, ma ha un effetto assolutamente positivo sull'aria che respiriamo. Se noi modifichiamo le semine che facciamo e che sono, diciamo così, e che caratterizzano poi i nostri territori, rischiamo appunto di avere anche un peggioramento per quanto riguarda poi la qualità della vita di tutti i cittadini.